6 miliardi di abitanti del pianeta non conoscono alcuna forma di welfare. Del restante miliardo o poco più, solo la metà intende il welfare come lo intendiamo noi. Sono per lo più gli abitanti dei paesi europei. Il welfare che conosciamo nasce in Europa, ma non nasce europeo. Nonostante gli sforzi dichiarati dai trattati di Roma, Amsterdam e Lisbona, non si è mai definita una politica di welfare a livello di Unione Europea. Ciascun paese ha sviluppato sintesi originali e difficilmente replicabili da altri in relazione alle modalità di prestazioni, denaro o servizi, al finanziamento del sistema, leva fiscale o contributo assicurativo obbligatorio e per aree di protezione, previdenza, salute, assistenza, casa, sostegno all'occupazione. Diverse esperienze, tutte turbate dall'universale allarme scattato intorno ai conti pubblici. Il primo campanello era suonato alla fine degli anni 70 del secolo scorso. La crisi petrolifera, le crisi sociali, la fine del grande ciclo del boom economico inaugurarono l'era dell'austerità permanente. Si tratta di una fase caratterizzata dalla necessità di contenere la spesa pubblica che si era così fortemente espansa nei tre decenni precedenti, ma anche paradossalmente dall'emergere di nuovi rischi sociali, come la non autosufficienza, l'esclusione sociale, il mancato sviluppo o l'obsolescenza del capitale umano, la precarietà lavorativa, la difficoltà di conciliazione tra responsabilità lavorative e responsabilità familiari, ma non ancora dalle crisi strutturali di economia e demografia. Alla crisi esterna della finanza pubblica, troppo esteso e oneroso il perimetro della protezione sociale, si sono aggiunte le criticità interne. Dal 2007 si è avviato un lungo ciclo di economia in decrescita infelice e una demografia continentale completamente rivoluzionata. La fertilità più bassa, una più lunga aspettativa di vita e i fenomeni migratori costituiscono gli elementi destinati a modificare le strutture demografiche di tutta Europa. Mediamente si tratta di attendersi un calo di almeno 3 milioni di residenti europei tra il 2050 e il 2060. Ma non è ancora nata una Europa unita, nemmeno negli andamenti demografici, tantomeno nelle previsioni delle spese per la popolazione che invecchia o per la spesa pensionistica, agganciata a una differenziata propensione alle riforme previdenziali. Quando gli equilibri saltano, ci si accorge che welfare non può più essere sinonimo di welfare state. Non solo, non esiste un welfare per tutti, non esiste un welfare per sempre, non esiste un welfare perfetto. Si scopre il welfare su misura, sostenibile per ciascun paese, ciascuna comunità, ciascun individuo. Ma anche per questo nuovo welfare occorrerà un ciclo economico che torni a crescere e nuove risorse per un sistema destinato a reggersi su una molteplicità di sostegni comunitari, professionali, contrattuali, individuali, che diventeranno attributi dei nuovi welfare. Il mercato del welfare deve potersi poggiare con confidenza sull'integrazione tra due sfere di intervento sociale. Una pubblica, cui competerà sempre di più l'obbligo di definire norme e di effettuare controlli e sempre meno la competenza di reperire e trasferire risorse, e una popolata anche da soggetti privati, collettivi o individuali, chiamati con diversi gradi di obbligo a provvedere e costituire le risorse necessarie alla nuova protezione sociale.